Come in altre 14 chiese di Milano, all'interno troverete un leggio con uno speciale pannello informativo con contenuti visivi e tattili, testi in braille e disegni a rilievo. I visitatori non vedenti e non udenti potranno, utilizzando uno smartphone, accedere ad una guida audio-video tramite un QR code o un NFC. Qui, grazie ad un video realizzato con la lingua dei segni, potranno conoscere con un linguaggio semplice la storia, l'architettura e le principali opere d'arte di ciascuna chiesa. È all'imbrunire il momento migliore per entrare nella Basilica di San Simpliciano, dove nella penombra, dietro il grande altare, un dipinto illuminato attira la nostra attenzione. È l'affresco dell'Incoronazione della Vergine, dipinta intorno al 1508 da Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone. Ambrogio, nato a Fossano in provincia di Cuneo nel 1453, deve il suo soprannome a come venivano chiamati i portatori di Brente, delle gerle che servivano per trasportare il vino, datogli dai milanesi visto il suo paese di origine. La sua pittura fu influenzata in età giovanile da un maestro come Donato De Bardi e dai pittori fiamminghi con cui venne in contatto durante i suoi soggiorni in Liguria. Incurante delle novità che maestri come Leonardo e Raffaello avevano portato nella pittura, aderì formalmente alla vecchia scuola lombarda. Nell'affresco le figure sono dipinte di dimensioni differenti a seconda della loro importanza gerarchica, un espediente tipico della pittura medioevale. Il volto del Padre Eterno, caratterizzato da una barba candida e fluente, è al vertice del triangolo di figure divine al centro dell'affresco. Dai panneggi degli ampi mantelli emergono i busti di Gesù Cristo e della Vergine, un Cristo incoronato dal viso emaciato con i capelli arricciati che gli cadono sulle spalle, pone con le mani la corona sulla testa della Vergine Maria, anch'essa pallida come l'avorio, quasi a risplendere di luce interiore. Gli angeli, sospesi in un fluido colorato, sono disposti a formare una grande mandorla, allineati su fasce concentriche a gruppi di tre. Nelle fasce esterne sono dipinti, a figura intera e in atteggiamenti più liberi, angeli adoranti che cantano e suonano strumenti. Più serrati appaiono gli angeli della seconda terna, quasi a formare una triplice colonna ricurva. Alle spalle delle figure divine, le teste dei cherubini e dei serafini si infittiscono, sempre a fasce ternarie, in un vortice di colori sempre più caldi. Le figure e le aureole divine sono impreziosite da dorature. Gli angeli musicanti all'esterno dello schieramento creano una giovanile animazione intorno alla maestosa immobilità del gruppo centrale. In primo piano, sul bordo inferiore della calotta, sono allineati una ventina di personaggi, santi, profeti, martiri, vergini. A sinistra gli uomini, a destra le donne, secondo l'antica separazione liturgica. Mentre le figure divine sono dipinte con una maestà ideale, questi personaggi sono realizzati in maniera realistica, con tratti somatici ed espressioni psicologiche che li caratterizzano in vigorosi ritratti. A sinistra dello schieramento, dopo San Giovanni Battista, coperto dal velo dell'eremita, è dipinto Dante, che vestito con un mantello regge un lungo cartiglio. A suo fianco, tra il poeta e la giovane figura di un diacono nella sua veste rituale, notiamo un anziano dalla barba bianca, probabilmente l'autoritratto del pittore. La Basilica di San Simpliciano, o Basilica Virginum, ha radici antichissime ed è l'edificio paleocristiano milanese meglio conservato. Secondo la tradizione, è una delle quattro basiliche fondate da Ambrogio nel IV secolo, fuori dalle mura di Milano, nei quattro punti cardinali, assieme a quelli di Sant'Ambrogio, Basilica Martyrum, San Nazzaro, Basilica Apostolorum e San Dionigi, Basilica Santorum. Ma il dato è storicamente incerto.
L'edificio paleocristiano a navata unica misurava 56 metri di lunghezza per 21 di larghezza e aveva un'altezza di 19 metri. Il pavimento si trovava a circa 1,80 m più in basso dell'attuale. La chiesa aveva un ampio transetto e una grande abside e all'esterno un doppio ordine di arcate impostate su paraste assumeva una funzione sia estetica che strutturale, dovendo sostenere le ampie capriate del tetto. Nell'ordine superiore, lungo tutto il perimetro, si aprivano tutta una serie di grandi finestre, non sempre concentriche con le arcate in mattoni. Sulle testate del transetto, le finestre si aprivano anche nell'ordine inferiore. La chiesa era circondata anteriormente sui lati da un portico. A nord dell'abside si trova un sacello coperto con volte a botte realizzato agli inizi del V secolo. Era probabilmente una cappella funeraria destinata anche alla conservazione di reliquie. In epoca longobarda l'aula unica fu suddivisa in navate, con la costruzione di pilastrini quadrangolari in grado di sostenere meglio l'ampia copertura. Ne fanno fede i tegoloni trovati sul tetto con impresso il sigillo del re Agilulfo e di suo figlio Adaloaldo. Durante il periodo romanico, tra l'undicesimo secolo e la metà del dodicesimo, avvenne la radicale trasformazione della basilica. I pilastri vennero ingrossati e sfoltiti, vennero realizzati dei contrafforti interni e tamponati i finestroni per irrobustire la struttura e supportare la nuova copertura a volte con costoloni. Anche il transetto venne diviso in navate e anche qui furono tamponati finestroni e realizzate delle aperture più piccole. Come ultimo intervento venne realizzato il bel tiburio ottagonale cinto da una snella loggetta. Venne rifatta anche la facciata con il bel portale con capitelli riccamente scolpiti. L'abside venne ricostruito più piccolo, forse perché con il crollo dell'intera navata destra la basilica era stata ridotta. Il nome della basilica è legato alla battaglia di Legnano, vinta dalla Lega Lombarda contro il Barbarossa, grazie, secondo la leggenda, all'intercessione dei martiri della Naunia, Martino, Sisigno e Alessandro, le cui reliquie si venerano ancora all'interno della chiesa. Da quel giorno San Simpliciano è la Basilica del Carroccio. Nel XV secolo vennero raggiunte le cappelle laterali e demoliti i portici. Con la crisi del monachesimo, nel 1462, San Simpliciano venne dato in commenda e dietro la chiesa, come residenza dell'abate, fu costruito il primo chiostro, con un portico sorretto da 10 colonnine su due lati maggiori e da 9 su due lati minori. L'abate Gian Alimento Negri lasciò come legato testamentario la realizzazione, dopo la sua morte, nel catino absidale, dell'affresco dell'incoronazione della Vergine. Nello stesso anno, nel convento, vennero quartierati oltre 1000 soldati francesi all'ordine del maresciallo Trivulzio, in un contesto generale di decadenza che vide il monastero abitato da 6 monaci e retto da abati solo nominali. Nel 1517 la chiesa venne affidata alla congregazione di Santa Giustina. Nel 1552 il campanile, per disposizione di Ferrante Gonzaga, verrà abbassato di circa 25 metri perché da lì non si potesse guardare nel castello. Nel 1526 la chiesa passò ai benedettini cassinesi di San Pietro in Cessate. In questa occasione venne costruito il grande chiostro, detto delle due colonne, con un ampio giardino quadrato e un raffinato quadriportico. Il progetto di tale opera viene attribuito all'architetto Vincenzo Seregni. Nel 1580 l'abate del convento benedettino affidò a Giuseppe Meda la direzione delle opere di ristrutturazione della chiesa romanica.
Tali lavori consistevano nell'apertura di ampie finestre nelle pareti e nel tiburio, nella costruzione di nuove cappelle nel fianco sinistro e nella realizzazione di un nuovo coro eseguito su disegni del Meda da Anselmo e Virginio del Conte. Nel 1620, su progetto dell'architetto Francesco Maria Richini, venne iniziato un terzo chiostro dietro l'abside della basilica, rimasto poi incompiuto, e l'edificio abbaziale, con il cortile quattrocentesco, ebbe modifiche ed abbellimenti, conclusi nel 1706 con la costruzione dello scalone d'onore. Nei primi decenni del Settecento venne costruita, sfondando il transetto di sinistra, la Cappella del Rosario, con un'aula unica divisa in due campate di diversa profondità, con volte a crociera. Nel 1798, con la soppressione degli ordini religiosi durante la Prima Repubblica Cisalpina, il monastero venne modificato radicalmente ad opera del colonnello Rossi, per essere trasformato in caserma con l'aggiunta di un nuovo fabbricato per la cavalleria a sud della chiesa. L'ingresso della caserma veniva da via Ancona, allora strada senza uscita. La via Cavalieri del Santo Sepolcro verrà aperta solo negli anni 40 del secolo scorso. Nel 1835 venne realizzato il nuovo altare su progetto dell'architetto Bareggi, che ancora oggi nasconde alla vista l'affresco del Bergognone. Nel 1841 la chiesa fu completamente stravolta dal restauro realizzato dall'architetto Aluisetti, che ridipinse volte e pareti a fasce bicolori di finto marmo, scalpellò gli antichi capitelli romanici ricostruendoli in stucco e abbatté quattro pilastri nel transetto. Una porzione di questo restauro scriteriato è ancora visibile nel transetto destro della chiesa. Nel 1870 l'architetto Maciacchini restaurò la facciata, non esitando però ad inserire due nuove porte minori e due nuove bifore sulla traccia delle antiche. Con i restauri del dopoguerra si è tentato di far tornare la basilica ai suoi antichi splendori, anche se purtroppo ad alcuni danni non è stato più possibile porre alcun rimedio. Anche il monastero, dopo decenni di incuria, è stato con i suoi chiostri restaurato, diventando la sede della facoltà di teologia.